Risalve a tutti ragazzi da vostro Mazingazzetto e bentornati su The Binding of Isaac Breath of the Lamb. Siamo ancora qui e vabbè, proviamo, continuiamo a provare, a riprovare, a riprovare, a riprovare, a riprovare. Ovviamente questa qua sarà un tentativo di collection run che ovviamente si trasformerà, l'ho detto troppe volte oggi per... Non hanno più senso le parole ormai. Sarà una collection run che si trasforma in Dark Boy Run, sarà una persona felice e allegra. Allora, la Guppies Airball. Io l'ho mai raccolta perché mi sta venendo questo dubbio perché non mi ricordo averla mai raccolta. Beh, probabilmente sì, perché non c'è. Cioè, perché non me la ricordo come. Un cacchio, sta qua la devo prendere. Ma per non fare figuracce di nerdissima, io per fortuna mi sono tenuto le foto della mia. Ah no, no, un cazzo, io non ho le foto della mia library. Ho la foto della library in generale. La Guppies Hairball dov'è? È laggiù. Dovrei averla già raccolta. Ne sono abbastanza sicuro. Faccio un controllo e arrivo. Ok, per controllare sono andato a vedere le puntate vecchie. Sì, la Guppies Hairball ce l'ho già. E lo Flies è un ottimo strumento di difesa. Potrebbe andare bene per la Dark Boy Run. Dicevo. Perché non uso, qualcuno mi ha detto, ma usa sempre Isaac, sia per fare così, fai la Dark Boy, se non ci riesci puoi ripiegare a fare la collection run. Sulla carta sembra una cosa logica e ragionevole. In Binding of Isaac no, è una minchiata. Ma non è una cosa offensiva, è proprio sbagliato come concetto, perché per fare la, diciamo, la challenge, una nuova mage, devo prendere power-up diversi di fare una collection. La collection richiede che io... no, vabbè, la prendiamo lei, lo Flies. Ritiro power-up del boss. Che è tra l'altro il cubo di carne. Non so neanche se si può ritirare il cubo di carne. Stiamo dicendo? Ah sì. Sono oggetti diversi che devo prendere. Ad esempio, se appunto devo fare la collection run, cercherò di essere forte sul lungo termine, di avere un po' di vita e di fare. Vabbè, di fare tanti danni mi serve anche con la Noda Mage. Ma devo essere un personaggio, soprattutto se trovo la Fida Suora, che può prendere botte. Perché mi serve quello per poter ritirare. Poi, cosa più importante è che se io voglio fare una Noda Mage Run, non deve fregarmene assolutamente nulla della mia salute. Cioè, la vita è l'ultima cosa, cioè è proprio una cosa inutile, è un po' come la shot speed sull'ultimo Isaac, uguale. La vita è inutile. Cioè io devo cercare di arrivare. No, non si può ritirare il cubo di carne, anzi, quindi ho sprecato il dado. Devo cercare di arrivare dai piani in cui non devo più prendere danno, con l'idea che non devo prendere danno, quindi anche se ho zero vita, è ottimo, anzi è un incentivo in più. Mentre la collection run devo per forza arrivarci con tanta vita. Devo fare proprio scelte diverse. Cioè, l'Isle of Flies per una collection run è una stronzata lì per lì. Avrei dovuto ritirarla. Ma per fare una Noda Mage è una cosa intelligente. Perché adesso ho due mosche che mi girano intorno e il cubo. Sono quasi bulletproof. I patti con Satana, sì, li faccio anche se devo fare la collection run. Il problema è che ne farei di molte di più in una partita non collect, cioè in una Noda Mage farei sicuramente molti più patti con Satana, appunto fino a ridurmi a niente di vita. Ma proprio a niente, anche è possibile arrivare a zero di vita per qualche strano bug del gioco che nel Rebirth penso sia stato corretto, mi sembra di aver capito che è stato corretto. Si può arrivare a zero cuori. Le ferre di mamma, carine. Quindi sono proprio due cose diverse. Cioè, Giuda è un ottimo personaggio da Noda Mage. Parte con un danno altissimo, con il Libro di Belaia, che è utile. Non ha. L'unica cosa brutta di Giuda è che non ha vita. Ma in una Noda Mage mi frega poco. Cioè, sì, devo fare fatti con Satana. Non ho, cioè, devo fare. È consigliabile fare i patti con Satana per una Noda Mage. Il problema è che Isaac con... che ne so.
Tipo Isaac con il... Sì, mi servirebbero tipo 1.000 bombe in questa partita. Isaac con il patto, Isaac con il marchio, non è ancora forte come giù da base. È quella la cosa strana. Quindi Giuda parte con ottime possibilità per fare una damage. Quindi diciamo che la scelta migliore tecnicamente dovrebbe essere lui. Lui o Kaino. Kaino non è male anche. Perché comunque è veloce, è facile che schivi. Però le challenge Isaac with Skill Today e Spider Boy sono ottime chance. Semplicemente perché al costo di non avere stanze power up. Che alla fine di stanze power up mi interessano le prime 4, perché delle altre, le altre due, se sono schivabili, si schivano. Capito? Diciamo che cosa c'è qui? Latte al cioccolato, cioè è un passivo che fa cagare. Ma proprio buh. Bobby Bomb lo prendo molto volentieri, così ho 5 bombe per fare i cazzi, per farmi i cazzi miei. Ora la mettiamo qua. Raccolgo tutto dopo passo e prendo tutto tranquillo. Ne mettiamo una qua, ne mettiamo una qua. Ne mettiamo una qua. Entriamo qui dentro. 2 centesimi te li posso anche buttare. Dai. L'avrei fatta esplodere, ma la bomba mi serve perché c'è un'altra roccia tinta. Ui, 2 cuori di fede. Wow. Qui. Una bomba delle chiavi. Sì, avrei potuto farla esplodere comunque perché effettivamente un'altra bomba in queste due casse era probabile trovarla, ma sono andato più sul sicuro. Quindi in definitiva diciamo che le chance migliori per fare una damage sono Giuda e Isaac with Skill Today, almeno secondo la mia persona. Le volte che sono arrivato più vicino, la volta che sono arrivato più vicino in assoluto è stata con Giuda. C'ero veramente lì, c'ero veramente vicinissimo. E non ce l'ho fatta per poco. Era arrivato da mamma. Il problema è che era arrivato da mamma. Non l'avrete vista la partita perché appunto non era successo niente. Era arrivato da mamma avendo il dottor Feto. E battere mamma col dottor Feto è una cosa improbabile. Ero riuscito ad arrivare da mamma col dottor Feto senza prendere danno. E che è già allucinante. Pensate un po'. Ma mamma non la danneggi col dottor Feto. È quasi impossibile danneggiarlo. Cioè, 2 o 3 colpi ci riuscivo anche a dargli. Alla fine l'ho anche uccisa. Ci ho messo 10 minuti più o meno. Però ho subito tipo 4-5 danni li ho subiti. No, non riesci. Cioè, ci sarebbe un modo con Dottor Feto per rendere efficace. Essere estremamente efficaci contro mamma. Cioè, avere il Remove Detonator. In modo che tu tiri le bombe verso mamma e le puoi far esplodere quando vuoi. Perché se aspetti che esplodano loro. Mamma ha già tolto la mano, ha tolto il piede, non la colpisci, poi storia. Ovviamente nessun patto con Satana. Almeno. Wow, ci sono pieno di cuori. Sono un cretino. Fra un po' fra un po' mi passa di mente che c'era un arcade qui dietro. E qui c'è un altro cuore rosso. Bene. Più giù di cuori rossi. C'è pieno di cuori rossi. Posso. Perfetto. Posso buttartene quanti ne voglio. Non è servito. Me l'ha detto. Oh, ok, questa è. Penso la mia velocità ideale. Tu. Dammi trinket e ho cuori di fede. Ehi. Ok, grazie per i messaggi. Però dammi trinket e ho cuori di fede. Red Patch è un buon trinket perché mi aumenta il danno, ma mi aumenta il danno se vengo colpito. Quindi non è importante. Ho così tanti cuori di fede, in effetti, per quelle perle di mamma che mi aumentano le chance di trovare cuori di fede. E anche quello logico. Oh, un altro cuore di fede. Arrivo a 30 e poi ti faccio saltare in aria, te lo dico già. Perfetto, ciao. Grazie per la bomba che uso qui. E grazie per le 2 bombe e le chiavi. Gentilissimo. Allora, la stanza segreta potrebbe essere. No, che scemo, è qua sotto. Sono un idiota. La seconda potrebbe essere 1, 2, 3, 4 posti. No. No, vabbè, non sto a usare. Non sto a cercarla. Andiamo giù.
Cave 1, che sono Cave 1, ottimo. Ho tante chiavi, quindi è mia intenzione aprire tutti gli scrigni dorati che trovo. 4 bombe, 5 chiavi, Ultra Pride. Non è una buona cosa. Sono debole per affrontare Ultra Pride. Sono molto debole. Ho dalla mia che appunto finora, diciamo, Ilshi mi ha colpito 1000 volte. Però avendo tutta quella protezione ai lati non mi fa niente. Bisogna stare attenti con... questo penso che sia Baranotti, compositore. O è lui o è Macmillan, che si assomiglia anche a Macmillan comunque. Forse è Macmillan. No, dovrebbe essere Macmillan lui. Bisogna stare attenti perché lascia la scia di vomito in avanti che non la potete schivare. Cioè, se siete nel suo raggio e lui la spara, vi colpisce. Quindi bisogna sempre cercarci, esatto, di non stare... di starci o molto lontano o di starci in verticale. Così che lui possa solo spararvi. Il problema è che col danno che ho, cioè col danno che non ho, diciamolo meglio, ci sto mettendo dei secoli a ucciderlo. E tra l'altro come ricompensa loro danno solo la mano mancina, che mi fa trovare solo forzieri rossi al posto di qualsiasi altro tipo di forziere. Che tecnicamente non sarebbe neanche troppo male. Sta continuando a colpire, ma io continuo a non subire danni. Ho un'armatura della Madonna. Se avessi anche dei danni sarebbe un ottimo tentativo per una onda d'amage. Mi serve del danno però, perché così ci faccio cazzi. La mano mancina. Però ho anche tante chiavi, quindi mi... No. No, no, no. Ci sono poche chance che le casse rosse contengano cose utili. Vedi? Mi serve danno, ma proprio estremamente, in modo estremamente urgente. Boss, chi sei? Gerdy. Ok. Sarà... grazie, mosche barra cubo di carne. Sarà una cosa lunga. Non sarà una cosa lunga, sarà una cosa estremamente lunga purtroppo. Anche usando le bombe ci do così... Ma io non ho trovato Bobby Bomb, scusate. Le bombe dovrebbero dirigersi verso il nemico. No, a quanto pare no. Vabbè. No, 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 ho trovato Bobby Bomb. Boh, forse Gerdy non conta come nemico per le mie bombe. Che ne so io. Ma tu non evochi? No, spari e basta. Non è difficile, è solo molto noioso. Ah no, ok, evoco qualcosa ogni tanto. No, ho detto magari è il campione che spara e basta. Non penso ci sia comunque quello che c'è. Quello che evoca e basta sono sicuro che c'è. Mi sembra che sia di colore marroncino chiaro. Evoca e basta. Che spara e basta non ne sono sicuro che ci sia. Cioè non sono sicuro che ci sia. Se c'è, probabile che ci sia. Perché alla fine lui fa due cose e tante volte le varianti colorate dei campioni gli fanno avere solo un comportamento di quello che fanno i campioni. Sono spiegato. Mi metto secoli anche a uccidere le mosche, quindi anche tutte queste cose qua sono un po' pericolose perché devo stare attento sia alle mosche che non riesco a uccidere, sia a lui che si gira e spara. Ok, sei morto e non ho preso danno. Dammi un bel fatto con Satana. Serve. Ma porco piripillo. Carne, va bene. È un aumento di vita ma anche un aumento di danno. È già qualcosa. Però cacchio, vedete, vedete? Cioè, non ho subito danni, nessun tipo di danno, nessun tipo di danno e nessun patagon satana. Io questa partita qua la vorrei quasi pubblicare perché è proprio un esempio palese del non è vero che se non prendi danno per un piano intero sblocca il patagon satana in automatico. È una palla. Quindi in questo piano io non ho preso danno. Almeno, non mi parte per avere danno. Tanto questa puntata come tutte le altre, boh, l'altra ventina che ho girato in questo periodo non verrà pubblicata perché non è successo assolutamente una leppa, quindi per pubblicare non ho già pubblicato qualcuna, cioè ho già pubblicato qualche puntata dove non succede nulla. Sinceramente mi annoia, cioè mi annoiano e penso che annoiino anche voi. Ok, ah, qui cosa c'è?
La corona di spine è molto buono. Sangue del martire. Danno su. A me serve giusto quello. Steam Sale, che non sarebbe neanche male. Però c'è solo. No, ci sono ancora tre negozi in effetti. Però io soldi ne ho. Devo ritirarlo e cercare tipo la vita suora, la mappa, la bussola. Cioè, sono tre power hack che mi interessano. Uno per la collection, e due sono per la Noda Mage. Che poi, anche per la collection run, avere la bussola. Ecco, la mappa me ne faccio poco. Ma la bussola mi è già più utile, perché so dov'è la stanza di power up, quindi posso andare direttamente là e rirollare. Quindi sono oggetti che mi interessano. Sono tre, pu puoi darmene tre che mi piacciono dentro un negozio in questo momento. Sì, può, cioè, anche la batteria mi va bene, è già qualcosa. Labbro da suora. Oh, martire degli oggetti. Bene. Adesso, ogni volta che prenderemo danno, si riempirà di metà barra il dado. Quindi con due danni avremo il dado carico, è pronto a ritirare ogni cosa. Ok, bene, quindi cerchiamo, per Dio, di arrivare dalla cesta adesso. E di arrivarci con tanta vita. Magari tanti cuori rossi, in modo da poterli riempire. Qui dentro, frega niente. Non c'è nulla e posso ritirare, ma non posso ritirare niente perché non ci sono power up. Cioè, non c'è nessun power up in giro che io possa ritirare. Ma io qua metto la torre. Ho detto, ma magari mi cerca qualche possibilità di stanza segreta. No. Ovviamente no. Andiamo giù. Ok. Caverne 2, ultimo piano in cui posso prendere danno se voglio provare a fare una Dark Boy. Sono un cretino. E non sarebbe neanche male, appunto, data l'armatura che ho. Il problema è ancora che tolgo troppo poco e non volo soprattutto. Cioè, aprire un patto con Satana e trovarci tipo, che ne so, Spirit of the Night e il patto o il marchio, o ancora meglio il Brimstone. Sarebbe il tentativo migliore che mi è mai capitato finora. Perché con questa corazza, è vero, non è una cosa fissa, cioè è una cosa che va a culo. Diciamo che se io sono bravo non dovrei utilizzarla. Però è un'opportunità, cocciuta. Vorrei tanto aprirla quella stanza di paura, quella arena dei boss. Il problema è che non vedo, meno che non c'è un arcade da qualche parte. Non vedo mo motivi per ridurmi a un cuore. Ovviamente la stanza di power up troviamo la più tardi possibile, perché sì. Ecco, anche avere tante bombe non mi darebbe fastidio. Oh, bene. Oh, c'è ancora l'arcade. Possiamo fare il giochino. Perché se mi voglio autodanneggiare per ricaricare il dado, le bombe sono l'unico metodo se non ci sono spine in giro. La Sacrificial Dagger. Beh, a questo punto proviamo, ragazzi. Non ritiro ancora sta roba. Sacrificial Dagger è un'altra cosa che ruota intorno a me, che blocca proiettili e fa danno, ma ne fa moltissimo ai nemici che si avvicinano. È una cosa estremamente buona. Quindi faccio un attimo di pausa e sono subito da voi. Eccomi qui. Era la solita compagnia telefonica. Abbiamo un'offerta per lei incredibile, impressionante, magnifica. Sicuramente. Allora. Da un certo punto di vista, yay. Da un altro punto di vista, perché? Potevi aspettare, la lascio un attimo qua. Potevi aspettare un altro mezzo cuore. Adesso io non so, se ritiro quella roba lì, cosa diventa? Non ne ho idea. Cioè, può diventare la IV bag? O diventa un oggetto a caso?
diventa un oggetto a caso. E che oggetto? Mutant Spider, quad shot. Beh, dovrei subire ancora mezzo danno. Cioè, no, non dovrei subire mezzo danno, dovrei subirne tanti danni. Ma con mezzo cuore donato io posso arrivare all'arena dei boss. Che poi magari nasconde stronzate, quanto mi piacerebbe saper volare. Ah, giusto, adesso ho il quad shot, è vero. Stavo dimenticato che avevo il quad shot. Ok, e entriamo al boss, vediamo cosa c'è. The Wretched. Ok. Oh. Colpito. Mancato. Colpito. Colpitissimo. Ma vai a puttana. Perché nessun patto con Satana? Perché? Ragazzi, io sto pensando a una cosa, diciamo, un po'. Non dico, non estrema, un po' borderline. E adesso prenderò danno, comunque, cioè, cercherò di togliermi quei due cuori di fede in modo. E subire ancora mezzo danno. Anche perché laggiù c'ho un cuore di fede e un health up. Quindi la vita mia aumenta sicuro. Ah, giusto, devo prendere danno. Non è facile, sapete? Perché la combo di power up che abbiamo ci permette di, a parte di non subire danni, perché, vedete? Cioè, vi pare? Sono fermo da mezz'ora. Sta parando tutto. Ok, stavolta ho provato io a mettermi in una linea, non è facile, dove non avessi power up in mezzo. Orco. È un casino allucinante. Avendo il guardia. Ok. Dai che ci siamo. Dai, Eiko. Ancora mezzo. Ancora un danno. Ottimo. Grazie. Grazie per la collaborazione. Mazza, quanto ci ho messo. Cioè, mi sono dovuto impegnare a prendere danno. Giuda. Adesso, cosa c'è qui dentro? Posso anche ritirare. C'è un range up, mi fa schifo. Se no. Uno shot speed up, che è peggio. Il problema è che io adesso non posso aumentarmi la vita. Posso andare a prendere il cuore di fede. Quello posso farlo. Vado immantinente a prendere il cuore di fede, in modo da non morire nelle prossime stanze. Sarebbe molto gradito. Ok. Stavo pensando, vale la pena fare un'arena per lo shot speed up? Non è così, ma. Cioè, oddio, sì, è il power up, uno dei power up più inutili del gioco, però il fatto che i proiettili arrivino prima non è così brutto. Soldi su soldi su soldi. Ah, giusto, c'è anche il negozio da qualche parte, tra l'altro. Pinchitto, no, teniamo le perle di mamma. Non è quello lì il negozio. Oh Gesù. Sapete che ho il serio terrore, dato che ste merde tolgono un cuore intero? E anche inciampare sulle spine mi toglie un cuore intero. Ok. Ho avuto questo momento di panico vivo. Mamma mia. Che pensavo di morire. E morire adesso mi avrebbe fatto un po' incazzare. Ovviamente. Ma proprio un pochino. Ok. Perfetto. Quindi la bussola. Sicuramente la prendiamo. Ok. 2 secondini di pausa. Ok, ragazzi. Eccomi qui. Allora. Oddio. Cosa stavo facendo? Cagate, probabilmente. Sì, stavo cercando di capire come farmi un altro mezzo danno. Ok, forse un modo l'ho capito. Oh no, cioè un modo, posso anche averlo capito il modo, ma realizzarlo è tutta un'altra cosa. Esatto, cioè è cercare di prendere danno da una delle mosche del ragazzino. Il problema è che prendere danno da una di queste mosche, col setup che ho io adesso, è un casino bestiale.
Questo è ancora il tappo. Mazzo. Ok, questo sono da evitare. Un altro cuore intero, mazzo ragazzi. No, sono un idiota. Devo prendere. Sto facendo questo per prendere danno, cacchio. E perché ho paura che la mia bomba mi tolga un cuore intero. Cioè, anzi, ne sono abbastanza sicuro che mi tolga un cuore intero. Porco boia. Sono abbastanza sicuro che mi tolga un cuore intero la bomba. Allora, mosca, con calma, con calma, con calma. Gesù. Dai. Ah, mi sto innervosendo molto. E porco Giuda, prendilo un danno. Un cuore di fede, allì. Ecco, adesso potrei anche autoinfliggermi il danno. Una pretty fly, non già abbastanza. Se riesco a prenderne mezzo sono una persona più felice, ma purtroppo non riesco. Adesso che c'è un altro cuore di fede me ne autoinfliggerò uno. C'è pieno di cuori rossi. Cioè, non li troverò mai così tanti cuori rossi. Ok, me l'autoinfliggo, però intanto faccio esplodere lei. Facciamo così. Sì, ok, è un cuore intero. Ok. Adesso il dado è carico. Prendo questi due bei cuori di fede. E ce ne andiamo. Olè. A ritirare il power up. Power up. Posso ritirare quello del boss volendo, che è un aumento di vita, mi sembra. No, ritiro questo. Ah, un aumento di vita anche questo, beh. Va bene, abbiamo deciso che avremo tanta vita. Ma questo vuol dire che potremo ritirare un sacco di volte i power up dalla chest. Perché abbiamo tanta vita, potremmo subire tanti danni. Ok, si prospetta una collection run, spero proficua. Almeno per il numero di ritiri. Se riesco a arrivare alla chest, diciamo che sarà notevole. Ok. Sì, infatti l'arena. Sapevo che sarebbe stata facile l'arena. Adesso andiamo a raccogliere le ultime cose. E poi niente, andiamo al piano successivo tranquillamente. Tra l'altro dovrei anche avere così dovrebbero esserci abbastanza cuori rossi in giro da riempirmi la vita. E se non riempirla, lasciarmi giusto un cuore libero. Cioè, vedete conti quanti cuori sto trovando? C'è un altro aumento di vita dal boss, mi sembra. Quindi fate voi. Non commento. Guardate. Top. È avanzato anche mezzo cuore. Cioè. Fate vobis. Adesso non lo faccio perché adesso prenderei sicuramente del danno. Ma potrei anche volerlo. Nel caso capiti, adesso io provo a prenderlo. Così. Figurarsi. No, non riesco a prendere danno. Sicuramente se al prossimo piano si trova una mosca, ci cado sopra e prendo sicuramente ne prendo due di danni probabilmente. Però a questo piano le mosche hanno deciso che non possono fare male. Trovare scatole sarebbe una cosa molto carina. Perché non potendo volare ci sono alcune stanze che mi inculano come danni. Altri cuori rossi così a buttarne. Oh mio Dio. Basta dai. Ok, adesso un po' di bombe, ho due chiavi. Sono soddisfatto. Ok. Qua ci sono quei 1000 pillole che non potrò mai prendere. Perché nessun patto con Satana che mi fa volare. Un altro aumento di vita, perché sì. E andiamo. Adesso io non dovrei più prendere danno, in teoria. Il boss è di là. Io come ci arrivo? Andando in giù, andando a sinistra. Potrebbe essere sinistra, su, poi destra. Dovremmo andare in giù, ma giù continua ad andare giù. Quindi probabilmente non è qua. Ecco, questa stanza qui, che vabbè, non è così complessa, ma sarebbe proprio uno scherzo farla avendo Scatol. Scatol sarebbe la cosa più semplice dell'universo. Perché dovrei preoccuparmi solo di questi. Ok. Ok, facciamo attenzione, ok. Va bene.
ho avuto molta paura. Allora, potrebbe andare. Sì, vediamo. Ok, qui va a destra e qui prenderò danno. Ok, la Sacrificial Dagger ha ucciso un guardiano. Sono sicuro che è stata lei perché ci sono andato addosso. E non ho preso danni. Qui cosa c'è? Ci sarebbe anche un paura. Vabbè, se non se riceverò danni in questo piano. Ok, la strada è sbagliata. Quindi sono tutte stanze che ho fatto a vuoto. Bene. Iniziamo alla grande. Quindi è di qua. Sì. Oh Gesù, Giuseppe. E tutti i santerelli. Questo, la mia armatura non mi protegge dalla mia armatura da queste cose. Che cacchio di giro che si deve fare qui. Minchia. Allora. Io ho anche le bombe, quindi volendo se una stanza è particolarmente bitch me ne posso andare. Dai. Ok. E ok. Adesso dobbiamo andare di qui e andare a. Ok. Sto puttana la mamma. E niente, era ovvio che prendessi danno prima o poi. Un'altra mano mancina. Vabbè. Beh, adesso, ovviamente, adesso andiamo, torniamo indietro e facciamo altra roba. Perché adesso che posso. Picozzo di Minecraft 7 centesimi. Mi pigli per il culo. Già trovata la picozza di Minecraft. Forse in un'altra partita. Questo è il virus. Queste sono 10 bombe. E le bombe abbiamo detto che ci servono, quindi 10 bombe le prendo. Mi servono per autoinfliggermi danni. Purtroppo me ne autoinfliggo un intero, non è il massimo, cioè lo posso usare giusto per ultima chance. Ok. Cioè, c'è ancora una quasi. Diciamo quasi chance quasi impossibile di recuperare la run. Se trovo il Forget Me Now e lo uso, il danno viene annullato. Solo per il primo piano. Trovassi nel secondo, non ci potrò fare niente. Quindi diciamo che continuiamo a esplorare. Con l'idea in testa di poter continuare a farla no damage. Get me now, un oggetto di Satana. Mettete che sblocco un patto con Satana, perché prima o poi, per la legge dei grandi numeri, un patto con Satana lo devo sbloccare. Oh, che belle stanzette che c'erano. Queste stanze qui penso che giusto se non hai il brimstone, sono. Anche avendo brimstone, perché non è detto che riesci a shottarle questi cuori. Sono le stanze più brutte del mondo. Cioè, è anche questa la no damage. Oltre ad essere bravo e tutto, deve avere anche. E oltre ad avere culo per trovare i power-up giusti, deve avere anche il culo di azzeccare la strada. Trovare delle stanze che non siano non fattibili. E ci sono stanze che sono fatte perché tu prenda danno. Poco da dire. Potevo togliere dalle liste, in effetti. Il D20 non l'avevo tolto, sono un idiota. Mettiamo una bomba qui, vediamo cosa c'è. Niente, va bene. La stanza segreta allora sarà qua per forza. Qui a destra. Oh, che sonno. E io ti odio perché Bobby Bomb non ha mai funzionato in tutta la partita finora. Adesso ho deciso che andava. Vabbè. Ho sprecato una bomba. Un'altra per qui. Diciamo che dal negozio adesso frega abbastanza. Cioè, non c'è nulla che mi interessa nel negozio. Cioè, la mappa mi accorcerebbe ancora di più la strada, perché saprei dove andare precisamente. Però non mi è fondamentale, adesso posso anche fare le stanze, no? Non è un problema. Ok. Ci mettiamo una bomba. Grazie per la vita. E vaffanculo. Questo danno qui è a gratis perché il dado si caricava alla fine della stanza, quindi non posso neanche dire, vabbè, ho preso danno, ma almeno si è caricato il dado. No, sarebbe caricato uguale.
probabilmente un danno intero perché... Che possiamo fare? Vado a ritirare il power up. Lo sapete, l'ho già detto un po' di volte, ve lo ripeto. Le collection run sono estremamente noiose sia per me che per voi, perché consistono in un backtracking continuo a secondo, ogni secondo, ogni secondo, ogni secondo. Ritira. Fratellino Bobby. Vabbè, c'ho pieno. Che volete che vi dica? È il famiglio più inutile del gioco. Però, quello c'è. Ok. C'è una stanza con un mini boss che potrei voler fare, ma sì, perché no? Sa chi è, tra l'altro. Qua ho rischiato grossissimo. Pensavo che avrei preso danno, cioè, ero abbastanza sicuro che l'avrei preso. Andato di culo. Super Pride. Che può darmi il gatto a 9 code. Che me lo dà, tra l'altro. Diciamo che ti lascio lì un attimo. Sì, gatto alle 9 code, gatto alle 9 vite, il gatto morto. E con tutti i cuori che ho, non grazie. Ma proprio no grazie. Potrei volerlo ritirare. Non so. Ecco, bene, ho già preso il danno. Ovviamente nessun patto con Satana. Qua poteva anche avere un senso perché ho preso danno contro il boss, però. Non mi è ancora capitato uno, quindi. Mi dispiace che mi giri un po' il cazzo. Allora. Ad esempio, adesso usiamo 2 bombe. Tanto cuori in giro ce ne sono. Per ritirare e ottenere la portable slot. Quindi fanculo, ad esempio. Ne usiamo altre 2, tanto ce ne sono i cuori in giro. Boom. Boom. Ritira. Quantomeno è un power up, ragazzi. Quantomeno è un passivo. E comunque il range non ne avevo tantissimo. Non mi è troppo scomodo. Ah, sì, ok. Ci sono dei cuori rossi, però sono in posizioni non proprio facilmente raggiungibili. Anche questo mi dici? No, vabbè, questo si può prendere. Mi mancano 3 cuori rossi. Sai che perdita. Ce n'ho 1000, ce n'ho altri 2, 5. Diciamo che. Dovrei riuscire a sopravvivere con 5 cuori rossi. Dato che devo allenarmi a fare questi piani senza prendere danno. Sapete, dovrei essere forte. Oh, guarda il culo. C'è anche una libreria, tra l'altro. Little Chat, sono contento di vederti. Lo sai? Vieni con me. Little Chat, sono contento di vederlo perché mi dà la possibilità di prendere molti più danni. Perché questa simpatica faccina mi darà mezzo cuore rosso ogni tanto, che non è moltissimo. Però capite che mi ripristina la vita, anche se di poco. Lo prendo dopo. Quindi ho terminato le chiavi? Ne avevo un centinaio prima. E le ho usate tutte. Ma forse perché ne ho trovate un sacco all'inizio, forse adesso è un po' che non ne trovo. Di avere chiavi e buttarle. Vorrei tanto avercele perché così entravo nella libreria e cominciavo già a ritirare. Niente. Mezzo cuore, niente chiavi. Cuori rossi proprio a buttarne. Veramente ce ne sono di sopra più. Mi serve una cacchio di chiave. Cioè, al più presto possibile sarebbe meglio, perché così posso ritirare la libreria parecchie volte in modo da ottenere che si svuoti. E svuotandosi io posso ottenere 2 power up della stanza di power up invece che dei libri, che è una gran figata. Ok. Chiave, grazie signore. Anche perché ormai sono già abbastanza forte. Cioè, magari non sono forte da fare la. Come si chiama? La cattedrale. Purtroppo non sono forte per fare la chest. Però. Non sono così male.
Cuore di fede me lo prendo. Due libri dei peccati, purtroppo. Perché, dico purtroppo perché è un doppione. Quindi devo fare più cose. Dovrò fare più ritiri per togliere tutto. Vabbè, ormai, già che ne ho preso uno, ne prendo due. Non ho chiavi per neanche per fare nulla di questo. Qui c'è il negozio, ok. Ok. Uno e mezzo, benissimo. Vedete perché dicevo che ero contento di vedere Little Chad, probabilmente per la prima volta nella mia vita. Non è morto? Quanto ci mette a morire? Ora sei morto. Torniamo indietro, ritiriamo i libri. Che tra l'altro vedi non aver trovato nessun libro finora, quindi ce ne saranno un po'. Aver trovato un doppione è una sfiga, averlo trovato così. Cioè, succede trovare doppioni, ma trovarlo così presto è un po' sfiga. Due diversi, intanto. Libro delle ombre. Manuale dei mostri. Che mi dai? Forever Alone. Dio, come sei inutile. Ah. Fosse una cosa che tipo ti evoca un famiglio e poi e si consuma e il famiglio ti rimane per sempre, quello sarebbe già carino. Però ovviamente fai in modo che si consumi. Olè. Dai ragazzino, dammi qualcosa, dammi delle chiavi. Non delle bombe, delle chiavi. Non una carta che tira bombe a caso. Della vita mi hai dato. Sei un po' una testa di cazzo, eh. La prendo. Tanto ritirerò. Ritiro la. Se ritiro roba, ritiro quella della. Della libreria. Qui posso fare una super combo. È palese che posso fare una super combo. Tanto entriamo qui e vediamo cosa c'è. Cagate. No, due cuori di fede. Pensavo uno solo. Ho il dado carico. E quindi andiamo. Adesso. Cosa sto per fare? Dato che comunque ci sono almeno due cuori rossi in giro e io ho 400. No, vabbè, ho pochi centesimi purtroppo. Cercherò di giocare. Ok, posso averne 9 di centesimi volendo. Ok. Cercherò di giocare all'arcade. Scusate. Cercherò di giocare all'arcade in modo da. Se dono sangue, prendo soldi e mi carica il dado. Mezza botta e cribbio la torre. Ho fatto un po' di casino. Almeno ha tolto le rocce. Così posso muovermi con un po' di. Ha ucciso una maschera. Ha ucciso. Ha ucciso una maschera. Va bene. Ok, quindi ragazzi, vi faccio un taglio, ve lo dico già qua. E ci vediamo una volta che ho sfruttato tutto, perché sarà un avanti e indietro proprio ogni mezzo secondo. Ci vediamo tra un attimo. Ok, ragazzi, eccomi qui. Sono successe un po' di cose. Ho ritirato, 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 poi niente, è esploso tutto. Siamo arrivati avendo il Wafer e le Pinking Shears. L'ho ritrovato, tra l'altro. E raccoglierò il Wafer per prendere meno danni. Ritirerò le Pinking Shears e prenderò quello che c'è. La mitra, va bene. Ok. In più ho ottenuto una chiave dorata. Che non fa schifo. Che mi consente di fare questo. Senza spendere soldi. Ok. Non sto a buttare delle bombe per prendere quella roba lì, tanto. Non ho niente di che. Questo cos'è? Diamanti, sono altri due cuori rossi. Bene, quindi sono anche più tranquillo. Qui invece cosa c'è? Grinder, anche l'ultimo negozio del gioco. Ma non ci potevo fare niente, diciamo che trovare grid non. Steam 6. Dammi lo Steam 6. Era giusto per fare una stanza in più. È una cosa completamente a caso. Perfetto, andiamo, mamma! Vai, vediamo chi c'è. Vediamo chi c'è, no, vediamo quale mamma è. Mamma rossa, magari. Magari mamma rossa. Tanto bella mamma rossa. Tra l'altro con questa barriera allucinante potrei subire colpi solo dal piede.
si è rifiuto come idiota. Muore questo? Ah, perché? Non sembrava volesse morire. Sembrava Die Hard del Danny Dolite, ma che giuro. Ok. Ho trovato un po' di quel di fede in giro. Cioè. Ho provato Rubina. Diciamo. Non ho ancora preso danno, però per farlo fare. Almeno mi pare di non aver preso danno. Non è proprio di sicuro, però mi pare di non aver preso danno. Poi potrei averlo preso, non me ne sono accorto. E mi piace quando fai spawnare solo una moschina così. Fallo più spesso. Brava. Quindi tutti questi minion. È una delle cose che fai che mi piacciono di più. Ok. Purtroppo devo prendere la Polaroid. La scatola. Mi dà un help. E il due di spade. Yeah. Il due di spade sono le chiavi, mi avete detto. Sì. Vai. A posto. Ci sono. Ci sono. Giù. Ok. Ok, ok, ok. Ci siamo. Andiamo avanti. Qui è solo fai il piano più veloce che puoi e arriva in fondo senza prendendo pochi danni possibilmente. Tanto il wafer che mi fa prendere mezzo cuore di danni invece che uno. È già una cosa figa. È una cosa estremamente figa. Il che mi permetterà di ritirare ancora più volte le cose nella chest. Bene, si premette una pesca al power up estremamente lunga. Sai che sto registrando, madonna ragazzi, sto registrando Aether da 3 ore oggi. Mamma mia. Speriamo lunga e proficua. Fatto con Satana. Sì, oh cazzo. Sì. Va bene. Se non altro mai ridato la chiave. Quindi. Mi hai dato un cuore rosso, un po' di vita. Allora. Non uso delle bombe per farti male perché non ha senso. Boom, 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 boom. Diciamo che non sono ancora così, cioè non sono fuori persona, capiamoci. Non sono niente di che come personaggio. Pensavo di riuscire a passarci di là. Cioè, ho solo una grande armatura per i proiettili, quello sì, quello è vero. E ho il quad shot. Sì, ho qualche damage up, ma niente di allucinante. Ho il sangue del marchio e la carne, mi sembra. Vero? Carne, sangue del martire, basta. Sì, esatto. E in più ho tanta vita. Che se non sblocco il patto con Satana anche questo piano, e ormai mi serve giusto per tenermela. Bene, ho mezzo cuore. Andiamo avanti. Aspetta di non trovare nessun utilizzo per il dado in questo piano. Peccato. Cacchio danno. Devo smettere di prendere danni. Sì che ho comunque un sacco di cuore di fede. Però meno ne prendo, più ne posso prendere poi. Anche i campioni non mi spaventano, tanto di subito ormai solo mezzo danno da ogni cosa. Quindi non ho problema. E ovviamente la stata tagliata, vabbè. Chi se ne. Allora, facciamo che io uccido voi. Così mi butto nell'angolino e lui muore. Esattamente. Pillolame. Vabbè, ho trovato solo una pillola finora, vorrei far notare. Solo il tap. Vabbè. Non è che non che mi lamenti, però. Comincia a farmene veramente poco di tutta questa vita. Ho un cuore di fede. Ormai sono oltre. Questa è la cosa bella del primo Isaac. Una delle poche cose che potrei veramente dire a McGill, ma che cacchio stavi pensando? Perché i cuori di fede non possono superare le barre? È più controproducente di questo gioco da tanta vita. Che se tu hai la vita massima, non puoi raccogliere più cuori di fede. Sì, va bene. Full health. Vabbè, almeno questo è inutile. Ok.
Chi sei? Morte. Morte vuol dire cubo di carne? Non ricordo. La cacchio di Hourglass. Ok, bene. La cosa più rompipalle di morte non è, oltre al suo cavallo che veramente spacca palle da morire, e che evoca i cavalieri, che non è che... Ok, il cavallo almeno è morto. Non è che mi preoccupino granché alla fine, sono abbastanza lenti. E che gli fanno da scudo umano. Ok, allora. Sono riuscito a non prendere danno. Ah, Bobby Bomb mi può aiutare perché finalmente torna utile. Chi è vera gara? Mamma mia, ho rischiato la vita. Ok. Un patto con l'angelo. Cube of Meat. Questa è un po' una bullshit perché io ho trovato tipo 1000 pretty fly e in teoria dovrei avere comunque la barriera. La reliquia mi fa schifo. No, va bene, ok, prendo la reliquia, no, va bene, ok. Bene, vediamo cosa c'è qui. Arena dei boss, non credo proprio di poterci entrare. Non credo, cioè non vedo un modo in cui posso entrarci. Va bene, dai, un danno ci sta, tanto... Almeno adesso che è un mezzo cuore, non un cuore intero, danni un po' così del cazzo li posso sopportare. Forza. Bene. Olè. Oh, senti, eh. Perché già prima mi sono fatto colpire come un idiota. 2 volte di fila, no grazie. E muori. Ottimo, 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 ottimo. Ottimo e abbondante. Olè. Ah, peccato di quel dado che ormai non ci serve più assolutamente a nulla. Italy. Spara. Vedrai qualche bomba la possiamo usare. Fottuto Meat Boy della minchia. Sto parlando perché sto cercando di fare tutto nel modo più veloce possibile, giustamente. Ah no, no, ok, adesso ce l'ho, 2 pretty fly, ok. 2 pretty fly e coltello, va bene, allora. Cuore di fede, cuore di fede. Ho trovato la mitra, in effetti era reliquia, cioè dovrei avere cuore di fede così a buttarne. Curse of Darkness, santo Giuda. Ah. Vabbè, sto danno qui. Anche questo ci devono stare. Questo cuore e mezzo di danni completamente gratuiti. Questi 2 cuori danni completamente gratuiti. 3 centesimi che fanno la differenza tra la vita e la morte. Gli amanti.
Il due di cuori mi raddoppia i cuori, gli amanti me ne danno due. Direi che è meglio il due di cuori. Fanculo. Sto prendendo una quantità di danni non normale. Eccoli. Oh, ma sentite, io vado via. Ma che cazzo me lo fa fare stare in sta stanza qui? Con Fistula, Grid e Super Grid? Che cazzo di stanza è? Cioè, perché adesso subendo danni da lacrime, ma tipo, mi colpiscono sempre adesso? Meno male che c'ho un vagonata di cuori di fede. Ovviamente anche qua la frase sbagliata, ovviamente. Ma non mi sarei aspettato niente di meno. Quindi è proprio la direzione sbagliata, sì, è la direzione sbagliata questa. Quindi niente, e quindi torniamo alla stanza iniziale e andiamo in su. Gesù santo. Dai. Ok. Poi. Doppio Gordi. Cacchio, doppio Gordi. Doppio Gordi Junior, scusate. Meno male che le mie lacrime almeno li fanno rimbalzare via. Quindi è difficile che mi tocchi. Ok. Gatto, tra un po' lo tocco e lo prendo. Forget me now. Carino. Però mi imporrebbe di lasciare qua il dado. Quindi no. Forget me now, perché non lo sapesse, mi fa ricominciare la stanza. Cioè, mi fa ricominciare il piano. Da capo. E sarà un piano diverso. Diciamo che è carino, però mi farebbe lasciare qua il dado, cosa che non servirebbe a nulla. Cioè, è carino nei primi piani, così puoi rifare il piano e ovviamente tenendo tutte le cose che hai trovato prima, ovviamente. Rifai il piano, così trovi più power up. Cioè, trovi altri power up. È carino per quello, Forget Me Now. In questi piani avanzati, che sono ovviamente combatti senza che ti danno ricompense, sono i miei inutili da morire, Forget Me Now. Ok, due bombe. Ho 9 chiavi, me lo posso permettere. Peccato che non ne valeva la pena. Ah, l'arena, non ci guardo neanche cosa c'è perché veramente non ne ho anima. Ovviamente l'ultima direzione è quella giusta. Sto subendo danni a caso. Meno una stanza del genere, a meno che ovviamente non hai il brimstone super potenziato, come fai a non subirne? Ok, quindi andiamo a ritirare il Forget Me Now, che dovrebbe essere ritirato in un altro oggetto di Satana, il che è un'estrema figata. Ok, il Prassita non è un oggetto di Satana, ma è un oggetto interessante. Lo prendiamo. Altro perché non ho più anima di continuare ad andare avanti e indietro. Ma mi ha diminuito il danno? Non mi sembra. Lacrime a me sembrano più piccole. Decisamente più piccole. Il parassita è se quando le lacrime impattano da qualche parte si dovrebbero dividere. Non funziona granché con Bolt Shock, però. No, ok, funziona. Vanno ovunque le lacrime. Okay. Questa è una libreria. Forza, libreria. Che vuol dire power up? Il chemical peel e le pergamene del malmorto. Allora, per Dio, io le pergamene del malmorto le ho già raccolte. Le avevo anche già usate una volta. Il boss, facciamo il boss Isaac contro Isaac. Adesso io faccio il boss, poi sicuramente o prendo danno nel caso fortuito non prendessi danno, comunque fare il boss mi ricarica il dado e vado a ritirare la libreria della Madonna. Quanto cazzo counteri? Ah giusto, counteri anche perché c'è Meat Boy lì che probabilmente ti manda in ferma contrattacco. Ok, capito.
Gesù. Tira bomba qui. Che allontana Mixbog qualche nanosecondo. Si sta veramente sgagnando Isaac. Ok. Con calma, Carlo. Con calma. Dai. Bastardo, alle spalle. Ok, sono già arrivate ai cuori rossi. Non pensavo di arrivarci così presto. Cioè no, Dio, sì, è mezz'ora che sto prendendo danni su danni su danni su danni. Mi è sembrato strano che sia arrivato prima, come metterlo. Sono riuscito a prendere danni fino alla fine, eh. Ho preso 4 danni senza accorgermene. Ah, un dado carico, andiamo a ritirare. Sperando in qualcosa di buono. O comunque in qualcosa di passivo. Ovviamente Black Bean è passivo, questo è attivo. Razor Blade. Riprendiamo il dado. C'è un power up inutile, uno passivo, praticamente. Bene. Vabbè. Quindi andiamo giù. Andiamo alla chest. Non abbiamo ancora trovato niente di quello che mi interessa. Yeah. Tanto ho 2 di cuori, quindi posso subire danni a sfregio. Rainbow Baby. Mi interessa la sua variante. Perfect Sky. Tutti power up attivi, praticamente. Perfect Sky. Blood Rise. Mi interessa la $3 B, non mi interessa Rainbow Baby perché l'ho trovato tipo 10.000 volte. Ok, se riesco a tenere Glastonbury vivo per ultimo, può dropparmi il suo cuore. Gesù. È un inferno, perché tolgo poco. Ve l'ho detto, io non sono forte. È un personaggio estremamente scarso questo. No, non uccidere Glattoni, cazzo. Meat Boy. Uccidi. Uccidi Fra. Via la miseria. Anche perché, cioè, mi ha rilasciato bombe, che è il drop di Vrat. Niente che mi serva. Voglio amare. Ok, tecnicamente adesso noi saremmo immortali, ve lo dico. Cioè, se volessi vincere e basta, avrei vinto. Perché con l'altra suora, lo Yamart e i Puffer, abbiamo vinto. Perché loro mi fanno un danno. Cioè, mi tolgono mezzo danno a botta. Io ogni 2 danni posso usare lo Yamart e mi riprendo un cuore. Loro mi tolgono un cuore. Adesso è partita vinta. Se voglio vincerla e basta, avrei vinto. Però non voglio vincere, devo trovare oggetti. Quanto odio questo tipo di stanze. Oh, io devo prendere danno, no? Ormai prendiamo la cosa che io ogni istante devo ricaricare il dado. Quindi devo prendere 2 danni. Fammi danno, bravissimo. Quindi perderò un cuore per stanza. Facile. Charm of the Vampire, molto carino. Lo prendo, tanto non ritirerò certo questi. Gesù. Ok, tutto bene. Ritira. La poop. Kamikaze. Mallet Unicorn. E Bag of Pets. Bene. Ottimo. Aia. Come prima, vorrei ricaricare il dado, ma non vorrei prendere danni extra. Dovrei prendere giusto quelli. 2, l'ho già preso. Giusto per caricare il dado. E lasciami Glattone per ultimo. Perfetto. Fammi danno. Ottimo. E lasciami di cuori rossi. O di cuori di fede, vanno bene lo stesso. Benissimo. Mazzo di carte. Che mi lascia un altro 2 di cuori. Cose di pillole. Che mi lascia un change up. Ok. 2 di cuori. Cioè, ho due di cuori, mamma mia. Prendi il dado di grazia e i 2 di cuori che vuoi e andiamo avanti. Potrei prendere più danni per stanza volendo, però non servirebbe a nulla perché posso fare una ricarica per stanza, è il massimo che posso fare. No, cazzo, mi stavo dimenticando di prendere danno. Ok, sei ancora viva te? Fammi danno, soccola. Qualcuno mi faccia danno. Merda, non possono farmi danno. Ok, me l'ha fatto.
Grazie signore. Meno male. Ok, andiamo qui. Tira. Allora, te ti posso prendere. Il mozzetonator. Mi dà anche delle bombe. Ok. Ok. Andiamo avanti. Anzi, dato che c'è Mr. Boom, facciamo un attimo così, Uso una bomba, mi faccio male. E uso Mr. Boom prima di ritirarlo e mi faccio male. Perché con la mia bomba non mi sono fatto male, scusate. Sì, comunque sono un cretino. Perché ho ricaricato Mr. Boom. Sono un genio. A genius. Ok, il dado. Mazza che imbecille che sono. Polifemo. Madonna, sono tutti passivi. Sono tutti ottimi passivi. Mister Mega, Polifemo, cioè farei. Minchia Polifemo. Ti vorrei tanto prendere per divertirmi, però non posso. Madonna, che lacrime avrei con Polifemo. Cioè, avrei una Rate of Fire che non esiste più, capiamoci. Però mazza, farei dei danni che. Illegali praticamente. No, non per dire niente, Meat Boy, però sai, il nemico è lì. Potresti anche colpirlo, eh. Ok. Caricato il dado. E andiamo a ritirare Polifemo. Ah, tanta sofferenza. Shutterwook lo posso raccogliere. Sto provando tutti i power-up che il mio cuore vorrebbe. Cioè, madonna, quanti sono. Inutile, ma da qui posso prendere dei danni. Esattamente. Tanto inutile, ma posso farmici male. Ritira. Wiggle Worm. Mica quant'è che non lo vedevo Wiggle Worm. Questo lo posso raccogliere. Allora, aspetta un attimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4. A 5 cuori e mezzo devo usare 2 di cuori per andare a massima vita. Bene. Fammi danno, fammi danno, fammi danno. Fammene ancora, fammene ancora, fammene ancora. Ancora un cuore intero e poi uso 2 di cuori. Spoonbender. Il mousepad. Miseria, ladra. Ma li hanno tolti dalle liste? Cioè, sto prendendo danno di nuovo da sta stanza. Non chiedo molto, ma uno. Vabbè. Tutto dirty. Fammi un danno intanto. Sì. Fammene un altro. E adesso muori. Bravissimo. Risolvi di cuori. Full health. Ottimo. Adesso vado a prendere là. Tanto qui prima o poi ci prendo degli altri danni sicuro. Vabbè, quello lì è un modo veloce per poter ritirare tutte le volte che voglio, in effetti. È la miglior fortuna che mi sia capitata in questa chest. Inutile, 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 inutile. Inutile, ma ti posso togliere dalle liste. Oh, Gesù santo. Ancora niente, ancora niente. Allora, tanto. Sono sempre tutti e tre peccati, c'è Wrath. C'è Grid, c'è Last, sì Last, buono, c'è Gluttony, scusate. Ci uccidiamo per ultimo, non uccidiamo fuori. Bravissimo, Last. Cacchio, non mi sono fatto fare danno. Ah. Vabbè, me lo faccio subito. Risparmiamo. Eccoli. Preso danno. Ritira. No, 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 no. Allora, a me serve Daddy Long Legs. Mom's Contact. E 3 dollar bill e basta, me ne servono 3 di power up. Tutti gli altri non me ne può fregare di meno. Anche perché non mi serve diventare più forte. Sono già al massimo della forza che mi serve. Cioè, il massimo della forza che mi serve è il riuscire a fare la chest, non battere Blue Baby, che comunque ce la dovrei fare lo stesso. Con tutta questa vita ce la faccio per forza.
Prendi danno e riprendi danno. Qui c'è un altro cuore rosso, mamma mia, non ci provare, sei una zozza. Ok. Allora, ritira! Niente di utile. Niente da ritirare, tra l'altro, no. Madonna, Bob's Curse, number one. Gesù. Allora, avanti. E io oggi volevo fare altre cose, oltre quello di fare live. Del mio film. Oh, li ho uccisi? Cazzo, li ho uccisi? Non me ne ho reso conto. Super run. Ma non ha neanche tutto questo senso prendere danno contro questi cosi. Cioè no, tecnicamente avrebbe senso, perché con Charmos Devamper ripristino la salute. Però il problema è che adesso ho un cuore di fede. Vabbè, adesso ho preso un sacco di danni. Oh, bombe. Così, oltre il 2 di... Cioè, oltre tutti i danni che posso fare... No, vabbè. La stanza con le cacche rosse è la manna. Cioè, posso ritirare tutte le volte che mi permette la salute. Sedonion, Lemon Mish. Allora, io probabilmente adesso farò finire il pool degli oggetti da ritirare. Perché... Quanti ce ne sono ancora di oggetti che devo ritirare? Due esplodi. Prendi. Siete carini! Piccoli là. Che carini. Dai, su, però morite. Grazie, perché avete ancora le palle. Ok, cioè io posso fare un ritiro per ogni cuore che ho praticamente. Ah, allora, forza, muori. Non ho preso i danni alla fine, sono anche dimenticato di prendere i danni. Fa niente, ci facciamo danno così e va tutto bene. Non so neanche se è la strategia giusta fare questa cosa, cioè non lo so. Non so qual è il modo per fare più ritiri. Ho trovato il feto, ho trovato la testa. Cioè, non so qual è la strategia corretta per far più reroll possibile. Probabilmente è non prendere danno. Perché alla fine io prendendo danno ho già le. Sì, in effetti. Ci ho pensato adesso, ma se non prendo danno è meglio. Perché per prendere danno. Cioè, per ritirare prendendo danno. Io ho già la stanza con le cacche e ho già le bombe. Qui sarebbe meglio non prendere danni, in modo da ritirare semplicemente usando le stanze. Perché sennò è inutile, me ne sono reso conto adesso. Sì che è un ritiro ogni 3 stanze, ma un ritiro ogni 3 stanze diciamo gratis. Senza sfruttare la mia vita. Ah, penso. Dove l'ho reso solo adesso? Eh no, nel senso l'ho reso solo adesso. Ci ho pensato adesso perché. Prima che capissi che usare la fase delle cacche come danni infiniti, quello era il sistema più giusto. Giustizia. Qui cosa c'è? Macchina delle predizioni del futuro. Ah, oggetto. Tough love. Two shot. Ogni tanto sparerò un dente. Ok. Ok, se finisco questa stanza senza prendere danno. No, quando finisco questa stanza in ogni caso mi si ricarica il danno. Ok, mi si è ricaricato lo stesso. Pau! 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 Va bene. Dai Loki, muori. Forza Loki. Pau! 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 Quanti Loki ho trovato, mamma mia. Un'altra chiave. Adesso torniamo indietro. Il boss, tra l'altro, è ancora 2 o 3 stanze di distanza. Mamma mia. E ritiriamo anche questo. Vediamo cosa c'è.
Mom's Contact e Daddy Long Legs! Sì! Due! Scazzo, sono finiti! Cioè, sono finiti! Daddy Long Legs, Daddy's Love! Abbiamo il piede di Daddy Long Legs che colpisce i nemici per noi. E Mom's Contact. Le nostre lacrime hanno un effetto congelante. Ogni tanto potremo sparare una lacrima che può paralizzare un nemico. È una figata allucinante. Mom's Contact. Prendi danno. Non l'ho fatto apposta mentre con la bomba, ma prendi danno lo stesso. Queste due cose, per quanto buone che siano, adesso a me serve solo ed esclusivamente la $3 bill. Tutto il resto ce l'ho già. Ah, ci sono ottime chance. Cioè, adesso, visto che posso ritirare solo due cose in una stanza, cioè solo due oggetti invece di quattro, le chance sono meno. Ma dato che ormai ho ritirato tutto, le chance sono di più. Vedete? A parte che avete visto l'effetto di Long Legs, che è una gran figata. Avete visto anche quello delle Mom's Contact, che paralizza l'avversario. Se avete trovato per caso la tecnologia 2, che permette un flusso costante di energia, è partita vinta. È partita vinta. Perché voi paralizzate. Cioè, soprattutto con i boss sono la stronzata più stronzata del gioco. Ok, non mi frega niente di fare quella stanza là. Quindi adesso torniamo indietro e andiamo a subire botte dalla stanza con le cacche e ritirare l'irritirabile. Io ho una buonissima sensazione per questa collection run, ragazzi. Una buonissima sensazione. Prendi danno, prendi danno. Reroll. $3 bill. Collection completata. Random tears. Le lacrime saranno casuali praticamente. Ottimo. Prendi anche il Robo Baby, non che mi frega qualcosa di lui, ma era giusto per raccogliere quello che era rimasto. In ogni stanza in cui entreremo, le nostre lacrime saranno diverse, casuali, potranno essere velenose, potranno avere ogni effetto delle Tears. Quindi, vedete, in questo caso avrà l'effetto di My Reflection. Anche in questo caso. Dimmi che, dato che Blue Baby lo voglio battere, dimmi che mi dà un effetto non di My Reflection, cosa intelligente magari. Ok, l'ho paralizzato, avete visto? Paralizzando, non contrattacca neanche più. E questa è la gran figata. Bravissimo. Mi sono avvicinato per piazzare una bomba, soprattutto per far restare Meat Boy. Oh, guarda, non me ne frega niente, dico. Te ci muori proprio duro. Non so se l'hai capito, ho finito la collection. Il problema è che aver finito la collection è una buona notizia, ma è una brutta notizia. D'ora in poi il mio unico interesse sarà fare Dark Boy. Quindi è una tragedia. È una tragedia. Perché tutte le mie run di Isaac saranno concentrate su quello. Ho finito le bombe, ok. Ridammi tutta la vita. E completiamo, ragazzi. Holy shit. Mamma mao. Quanta roba che ho fatto. Qua, la collection l'abbiamo completata. Adesso mi separa dal Platinum God. Golden God l'ho già preso. Dal Platinum God mi separa solo Dark Boy. La collection è finita, ragazzi. Sembra che non ci sia un oggetto che non ho notato che mi manca. Non credo, ma la collection dovrei averla completata. Se mi manca un oggetto, mi incazzerei come una iena, perché avrei potuto continuare a ritirare anche di vabbè, anche Robo Baby, eh. Collection. Io non noto buchi. Allora, $3 bill è qua. Oh, guardate, io adesso faccio così, me la scorro tutta. Tutta, tutta, tutta. Qui c'ho tutto. No, perché sapete, per precauzione, non si so veramente se devo concentrarmi solo su quello. Pentagramma, non sai, Mom's Contact sono laggiù. Bene, papà. Sto guardando semplicemente se c'è un altro quadratino col punto interrogativo, ma direi di no. Prayer card. Rainbow Baby. Best friend. Sapete che veramente ci potrei. Lost Baby. Ok, ho tutto. Ho tutta la collection, ragazzi. Ho tutta la collection. Mi manca solo ed esclusivamente Dark Boy. Quindi questa partita finalmente la potrete vedere.
E potrò anche dirvi, ovviamente, che la prossima partita vorrà dire che sarà Dark Boy completato. Non pubblicherò altre partite inutili. Ci vediamo alla prossima, ragazzi, con la fine di The Binding of Isaac, Wrath of the Lamb. Ciao.